Provvedo io. Se non c'è input, possiamo proseguire rispetto al discorso di stamattina. Ho rintracciato la guida a Google Maps, dove trovate appunto come inserimento recente questo discorso che avevo appena accennato su Fotosfera, e qui ci sono tutte le indicazioni utili nel caso che vogliate poi sfruttare questa possibilità, cioè come si realizzano queste fotosfere, come possono essere messe in linea, vedi, condividi le tue fotosferiche. Se nella versione che avevo visto qualche giorno fa c'era anche una visualizzazione su come si fanno, cioè un breve video, e forse questo, non so, vabbè. Vabbè, comunque qua tutti i dati, tutti gli elementi utili ci sono. Secondo una tradizione che è propria di Google, è un pochettino difficile trovare la parte manualistica. E non so perché questi l'hanno sempre un po' nascosta. Poi in genere quando è fatta anche bene, molto, molto, molto chiara, è subito plurilingue, però è nascosta. Fa parte di una politica, evidentemente, fa parte dell'idea, no, che come del resto Apple, no? Apple non ti dice mai come devi fare le cose. Certo, se poi vuoi vedere come si fanno, vai e ti scarichi un manuale di 1800 pagine, però la loro etica è quella che non c'è bisogno di spiegarti come si fanno le cose. E si intuiscono o te le dice, non condivido. Secondo me è un po' più raffinata, cioè te lo dice l'amico, perché è un segnale di condivisione. Infatti io non ho mai intuito niente di Apple, me l'ha sempre detto qualchedun altro come si doveva fare, che è un meccanismo per promuovere la religione, di fatto è una religione, no? E mi sa che Google sta facendo un po' la stessa cosa, per questo allora i manuali ci sono, ma sono un po' nascosti, cioè li devi proprio andare a cercare. Anche perché se chiedi determinate cose, sono riusciti a ottenere che se tu vai in rete e chiedi determinate cose, non vai al manuale, non è una cosa stupida, ma vai all'utente, e l'utente è più importante del manuale. Perché l'utente comunque è uno che condivide, perché l'utente è social, perché l'utente è quello che è il correligionario. Mentre il manuale è una cosa, il manuale l'utente che sta nei social network è il mondo che ho detto così, in modo schematico postmoderno. Il manuale invece è il mondo moderno, no? Il mondo moderno è fatto di competenze, una persona che è competente, un autore competente fa il manuale e ti dice come ti devi agire, come ti devi comportare. Nel social network non c'è il manuale, nel social network c'è il manuale praticato dai praticanti, no? E quindi è molto più vicino a te. Come? Il forum? Eh sì, il forum, cioè, quando dico social network intendo quello, soprattutto che tu vai lì e dici: ma come si fa a fare fotosfera? Che c'è bisogno del manuale? Te lo dico io, l'ho fatto io. Sì, ma non sono i tutorial fatti da Google, cioè non sono tutorial, sono fatti. Sì, esatto, cioè l'utente, e che è insomma, è la dimostrazione appunto di come funziona questo mondo, cioè quindi è un mondo in cui questa dimensione, diciamo, del mito e quindi anche della religione, dell'appartenenza è molto importante, però è attivato, come avviene con la religione, cioè che il correligionario è. In teoria è uno attivo come te, no? Cioè, parliamo, ci scambiamo, ci confrontiamo, no? Ci diciamo le cose, insomma. Poi
Poi vabbè, come si possono mettere le foto, le serie di foto, le foto storiche, insomma, no? Essere c'è tutto, è che non c'è bisogno di queste, non c'è bisogno di queste cose. Comunque, per esempio, ecco, su questo però si può ragionare, perché probabilmente il valore del manuale, che ancora tuttora mantiene di senso e di validità, è nel darti un orizzonte complessivo, no? Perché se tu hai soltanto un problema, non sai però che cosa c'è in generale, quali sono le potenzialità dello strumento che stai utilizzando. Il manuale ti appiattisce, ma ti dà però anche tutti gli orizzonti, no? Cioè ti va a vedere tutti i confini delle possibilità d'uso. E quindi forse chi come voi ha un compito anche così di formazione, un'occhiata al manuale è il caso di darcela, no? Poi c'è da gestire le fotosferiche, eccetera. È ovvio che la proprietà è loro. Ecco, viene fuori il discorso di stamattina. Leggete questo, decidi di eliminare una fotosferica, dillo a noi. Non la puoi eliminare. La puoi mettere, non la puoi togliere. Non la puoi togliere perché nel momento in cui l'hai messa è loro, evidentemente. Però è anche vero che a noi ce ne può fregare di meno, cioè nel senso che stai a questo gioco perché, insomma, non potrai. È assurdo che uno pensi un domani si prendono e si portano via tutto, no? Non avrebbe nessun senso. Sono il mondo, cioè sono grandi tanto quanto il mondo, non è che lo possono, come dire, esportare da un'altra parte. Cioè ci siamo, il giorno che tentano una cosa così ci siamo dentro tutti di noi, quindi. Quindi non, ormai questo tipo di impresa è diventato di una tale vastità che non è più pensabile un uso improprio, privato. E infatti nascono i problemi di cui si diceva stamattina, di quello che dice io non voglio che i miei dati figurino lì. Va bene, questo è un ulteriore elemento forse che conveniva aggiungere. Io, visto che siamo gli stessi di stamattina, insomma, non farei quello che di solito si fa in queste occasioni, cioè aprirei la discussione se ci sono ulteriori elementi che meritano di essere messi a fuoco in questo discorso. Ah, vabbè, non è un problema di timidezza, può anche darsi che non ci sia niente, va tutto bene o va tutto male, insomma, non è che. Io non mi offendo, ecco, non è un problema. Se va tutto male, mi offenderei se non lo diceste, se va tutto bene, non lo dite, vabbè, comincia come prima. Cioè, va tutto male, cioè vuol dire che ci saranno bene qualche opinione, forse uno. Dopo la. Vabbè, mi veniva da pensare, da tutte le cose che ci siamo detti stamattina, che mi sembra che la dimensione più statica, moderna, diciamo, del sapere abbia qualcosa di molto astratto, mentre la dimensione postmoderna, no, di cui parlava prima, ha qualcosa di molto. Vicino a proprio ai sensi, no? Quasi al corpo, per quanto si parli, no, di realtà virtuale, però in realtà quello che viene anche temuto, forse, non lo so, è proprio la dimensione del coinvolgimento, no? Cioè, perché la tecnologia è così temuta, per esempio, dalla scuola, oppure perché viene sensuale, relegata. Perché ha un ruolo di divertimento, no? Cioè non gli viene data un'importanza, no? Come strumento di conoscenza, viene
considerato solo qualcosa che appartiene alla dimensione ludica, no? Della vita di una persona. Poi la dimensione ludica è quella in cui siamo più coinvolti con i sensi, cioè ci divertiamo, quindi no? Usiamo le orecchie, gli occhi, la condivisione, no? Quindi la socialità. Invece come dire, il sapere statico è anche quello più solitario. Io ho il manuale, appunto, me lo leggo, cioè io ho la competenza, scrivo il manuale, io ho bisogno di un'informazione, vado sul manuale, sono da sola a leggermi il manuale, no? Invece chiedere all'utente significa chattare con quella persona e comunque condividere delle informazioni, no? Stabilire dei legami. Quindi cioè mi chiedo se una parte dell'ostilità che c'è rispetto a certi strumenti non venga anche da questo, cioè dalla paura del coinvolgimento, della dimensione più corporea, più orale anche, no? Sì, Della poi cosa. anche la paura dell'affettività, no? Sì. Cioè che dato che l'atto di lettura e quindi lo studio basato sulla lettura di un testo stampato comporta una forte divisione tra il ruolo del soggetto e il ruolo dell'oggetto, no? Cioè un forte distacco, no? Perché praticamente io sono come lettore davanti come dire, una porzione di spazio in cui sono messi dei segni. No? Quindi io poi, in quanto abituato a questo tipo di rapporto, traduco i segni in immagini, in realtà, in esperienza, in nebulose, ecco, di significati anche materiali. Ma di fatto, io mi fermo qui, lui sta lì. No? Poi è nell'atto di congiunzione che tutto a carico mio cosa avviene, no? Cioè che io leggo, interpreto, raffiguro, immagino, interagisco, però è tutto a carico mio ed è chiaro che il ruolo suo è il ruolo mio. Lui è l'oggetto, io sono il soggetto con tutte le cose. E fin qui va bene, cioè nel senso che poi c'è tutta una dinamica dell'insegnamento e dell'apprendimento che è basata su questo principio, no? Cioè che tu sei un soggetto che sta apprendendo e sta apprendendo in un lavoro che è basato sulla forte differenziazione tra tu che stai apprendendo tramite lettura e l'oggetto della lettura, no? E questo consente poi al sistema di compiere delle verifiche sulla rispondenza del tuo apprendimento a quello che quell'oggetto reca con sé, no? Praticamente buona parte delle verifiche di apprendimento sono verifiche di comprensione e memorizzazione della lettura. No? Hai capito quello che hai letto, hai trattenuto quello che hai capito. No? E quindi l'interrogazione è questo, l'interrogazione come sistema scolastico, l'esame anche universitario, sia che venga fatto con strumenti sedicenti oggettivi o che alcuni chiamano oggettivi o con strumenti soggettivi, sia che venga fatto con test, sia che venga fatto tramite interrogazione orale, è prevalentemente una verifica della capacità di aver letto, interpretato, capito, memorizzato. Se si passa alla dinamica di rete, chiaro che cambia completamente l'orizzonte, perché nella dinamica di rete i processi avvengono appunto attraverso dimensioni collettive e connettive, cioè collettive nel senso che si compartecipa, si condivide, si fruisce della stessa situazione e ci si mette in rapporto relativamente alle diverse letture, alle diverse situazioni, alle diverse modi di interpretare quell'esperienza. Collettiva ma anche connettiva, cioè è un'esperienza che è basata sulla capacità di
collegare, integrare, comprendere, ampliare, non andare in profondità, ma andare in estensione. No? Cioè, quando sei in un gruppo di apprendimento, è tutto un continuo cucire, no? Perché ognuno porta dei link, no? E quindi praticamente tutti assieme si fa una rete, no? Da un input, da uno stimolo, nasce tutta un'attività che coinvolge più soggetti. Io metto dei link, tu metti dei link ai miei link e andiamo avanti. E gli altri aggiungono degli altri link ancora e andiamo avanti in questo modo. Quindi, se dovessimo ecco, rappresentarcelo fisicamente, noi vedremmo da una parte invece un apprendimento come capacità di andare a fondo delle cose, di andare in profondità, no? Di scavare dentro le cose. E invece qui nella dinamica di rete, invece un apprendimento inteso come capacità di muoversi sulle cose, no? Di collegarle, di navigarle, no? Di fare surfing sulle cose. Quindi sono due modi piuttosto diversi. La questione che si pone oggi, anche dal punto di vista epistemologico, se non sia più corretto, invece che sostenere che una è una forma giusta e l'altra è una forma sbagliata, riconoscere che sono nella fase attuale, due modalità di dinamiche, no, dell'apprendimento, che ciascuna delle quali ha un suo ambito elettivo di esercizio. No? Cioè, in questa fase noi pratichiamo due modalità diverse di apprendimento, una che va in profondità e una va in collegamento. È ingiusto che venga considerata una quella seria e l'altra quella poco seria. No? Di fatto sono tutte e due molto serie. Probabilmente in prospettiva quella alla quale fin qui abbiamo attribuito l'unica serietà perderà una quota significativa della sua importanza. Cioè perché sempre più ci rendiamo conto che ciò che consideriamo serio, cioè la capacità di andare in profondità, paga all'origine la separazione del sapere. Cioè, tu per capire la fisica devi andare in profondità alla fisica, ma chi ti dice, il discorso del territorio stamattina, chi ti dice che dove finisce la fisica? No? E chi ti dice che quella si chiama biofisica perché è una cosa che sta a metà tra fisica e biologia, ma non potresti chiamarla Pippo, no? Non necessariamente, cioè, oppure non potresti dire che fa parte del medesimo ambito, invece che dire è metafisica e metabiologia, che poi non è vero che non è né metafisica né metabiologia. Cioè, la scienza procede sempre per aggregazione, per scoperte, per innovazione, e quindi lo schema della divisione, la mappa, ecco, la mappa delle discipline, che è un concetto proprio ottocentesco, non regge più assolutamente. C'è nel testo precedente di Weinberger, non questo che vi ho citato stamattina, La stanza intelligente, ma quello che si chiama L'elogio del disordine, Weinberger sempre, edizioni Rizzoli, Burr, c'è tutto un discorso che lui fa sulla classificazione del sapere e sulle modalità anche dell'applicazione operativa della classificazione del sapere che sono stati vigenti fino a qualche tempo fa e qualcuno ancora sta utilizzando, per esempio la classificazione dei tomi, dei libri nelle biblioteche, cioè il cosiddetto sistema Dewey che è stato in vigore fino a qualche anno fa, fino a che poi proprio col digitale, come dire, tutto si è scompaginato, prevedeva come probabilmente qualcuno di voi sa, prevedeva una classificazione delle discipline sulla base del sistema numerico. Cioè ad ogni numero fino a 1000, non so, corrispondevano le discipline e ogni centinaio rappresentava un'area disciplinare, il 200 è un'altra area disciplinare, il 300 è un'altra area disciplinare e
così avevi la possibilità di classificare con un numero qualunque tipo di testo, no? Perché apparteneva a quella classe lì. Il problema è che questo presupponeva che le cose non si muovessero. Quando poi è nata l'informatica, costituita come disciplina con tutto il suo diritto di essere tale, è nato il problema di dire che numero le diamo, non ci sono più numeri, non c'erano più numeri, non c'era più numeri nel settore dove potesse essere più coerente metterlo, perché ormai aveva consumato tutti i numeri disponibili. E allora gli hanno dato cioè uno dei primi numeri, no? Però non aveva nessun senso perché non corrispondeva allo schema generale. Insomma, si sono trovati di fronte delle contraddizioni, perché quella era l'idea che il mondo restasse fermo. Cioè, io posso classificare in questo modo assolutamente analitico un mondo che resta fermo, ma se un mondo si muove e una disciplina me muore e un'altra me ne nasce e nasce in un ambito completamente diverso da quello in cui ho registrato il decesso dell'altra disciplina, non so più che numero darle. E comunque tutto presuppone dall'idea che la classificazione corrisponde a degli oggetti. Cioè, se io ho Dante, andrà in letteratura, no? Poi casomai posso fare la sottosezione letteratura italiana, a sua volta la sottosezione letteratura medievale o letteratura rinascimentale o quello che voglio, no? Fin qui le cose vanno bene, però Dante mi potrebbe essere chiesto da qualcuno in biblioteca che sta facendo degli studi sulla cultura orale, no? E che si immagina che Dante possa essere un documento che appartiene al settore antropologico, perché si può fare uno studio antropologico di Dante, no? Cioè, nel senso che io vedo come funziona una civiltà in cui la scrittura è soltanto manuale, in cui c'è un alfabetismo ancora molto limitato e una forte presenza della cultura orale. Studio Dante perché mi permette di vedere come Dante è un fenomeno fondamentalmente di letteratura acustica, no? Cioè, Dante lo capisci se lo senti, non se lo leggi. No, assurdo, a scuola tre versi di Dante e 100 righe di nota, che è una cosa per negare il senso di quella. Cioè, il senso di Dante è la musicalità, no? E non a caso poi Benigni e prima di lui Salentino Camillo Bene ti mettono di fronte a un fenomeno molto più Bene che non Benigni, a un fenomeno che è soltanto acustico, cioè che è acustico prima di essere letterario o comunque di letteratura orale, no? Cioè la grande svolta di Bene fu appunto, vi faccio Dante, ve lo faccio sentire, non vi spiego che cosa vuol dire, non dico, cioè Benigni poi è arrivato dopo a spiegare, a raccontare, a fare la pedagogia, ma Carmelo proprio arriva e fa Dante. Una svolta enorme fu però anche il segno, diciamo, di come dopo tanto tempo finalmente si fosse arrivati a riconoscere il carattere teatrale, no, di una letteratura orale. No? Che quindi per essere viva ha bisogno non di 150 righe di nota, ha bisogno di nessuna nota, ha bisogno di essere ascoltata. E non a caso poi se l'ascolta, adesso con Benigni se l'ascoltano gli americani che no, al limite non capiscono niente del senso, però gli piace il suono. No? Gli piace sentire il suono, perché poi quando Benigni va in America fa una presentazione nel suo inglese maccheronico, fa una breve presentazione, ma poi fa sentire Dante. A gente che casomai non conosce l'italiano, però in Dante ci sente quello che è l'immagine acustica dell'italiano, che poi passa attraverso la lirica, passa attraverso la canzone, passa attraverso la musica, no? E quindi questa è la svolta. Quindi, scusate, era semplicemente per dire che quindi Dante avrebbe tutto diritto di essere anche un documento di antropologia. Solo che se io ho messo il volume dentro letteratura, poi non posso, no? Cioè, un oggetto culturale può avere più classificazioni, no? E il problema è che se quell'oggetto è tradotto in un libro, cioè in un oggetto fisico, può stare in un solo luogo.
no? Può stare soltanto lì. Se dovessimo metterlo anche nello scaffale antropologia, dovremmo avere un'altra copia. Allora, questo tema è un tema appunto classico della classificazione degli oggetti. Col digitale gli oggetti non sono classificati secondo dei principi che il signor Dewey ha stabilito, signor Dewey, quello della classificazione, no? Cioè che ha detto, ha avuto questa genialità, dice, mettiamo un numero, facciamo corrispondere ad ogni disciplina un numero, fino a 1000. E ogni numero, cioè, però questo presuppone che le discipline siano 1000. E la 1001 dove va? Eh? No, e poi presuppone che ogni oggetto abbia solo una collocazione. Terzo presupposto, che ci sia qualcuno che ha stabilito così. Cioè qualcuno che stabilisce che quello è fisica e quell'altro è biologia, che questo è così e questo è che cos'ha. No? Questo qualcuno può anche essere l'editore che un tempo, adesso non più, ma un tempo, metteva la classificazione di Dewey, cioè nel pubblicare quel libro c'era scritto dove il bibliotecario avrebbe dovuto classificarlo, collocarlo. Va bene? Perché, come dire, c'era una convenzione che prevedeva quel tipo di classificazione. Cioè, un esperto che stabilisce le cose. E di conseguenza tutto un modo di organizzare le cose coerente con le visioni dell'esperto. Però era una classificazione tipo univoco, perché è una classificazione di oggetti, e quindi l'oggetto in quanto unico può stare soltanto in un luogo. Se vuoi che quell'oggetto abbia più classificazioni, devi metterne un esemplare in ognuno degli scomparti. Che prevede la tua classificazione plurima. E questo fa nascere poi un sacco di problemi. Insomma, per esempio, insomma, nella biblioteca del mio dipartimento, no, c'è la base della biblioteca è tutta organizzata secondo sistemi simili, no? Per di più poi c'è un'altra sala in cui ci sono tutti i libri in adozione. Quindi c'è una doppia classificazione, perché lo stesso libro può essere in adozione, però essere anche classificato come libro che appartiene alla disciplina geografia e quindi lo trovo nell'area geografica, però lo trovo anche come libro in adozione e quindi in questo caso come minimo devo averne due copie, una che sta nella scaffale geografia e l'altra sta nello scaffale di tutti i libri in adozione. Ora, cosa capita? Con l'avvento del digitale. Con l'avvento del digitale capita che la classificazione non è più demandata all'esperto, non è più demandata a un codice univoco stabilito una volta per tutto, non è più una procedura che viene dall'alto, ma è una procedura, come stiamo dicendo oggi a proposito dei social, del social tagging e del social. Mapping è una procedura che viene dall'uso degli utenti, cioè che viene dall'uso, cioè una classificazione di utenti. Cioè, se paradossalmente, se a me la Divina Commedia mi è servita per tenere più in equilibrio il tavolino, cioè nulla vieta che io questo lo racconto, a quel punto mi viene taggata come supporto per il tavolino. No? E non è niente come dire, di scandaloso, semplicemente io l'ho utilizzata così, non obbligo tutti a utilizzarla così. Però è chiaro che se altre 100 persone trovano che quella formato è perfetto per tenere equilibri di tavolino, il futuro di quel testo sarà anche questo, cioè nel senso che non c'è nulla di improprio, perché comunque è stato un utilizzo proprio, perché quell'oggetto mi è servito a fare quella cosa lì. No? Il che vuol dire allora che la classificazione elevata e la classificazione materiale stanno sullo stesso piano. Si tratta semplicemente di vedere se sono riconosciute come tali dagli utenti, cioè
Cioè, il criterio passa da il livello di chi stabilisce per conto nostro cosa è giusto e cosa è sbagliato, al livello di noi in quanto utenti stabiliamo come l'abbiamo utilizzato. No? Quindi, se tutti i lettori di Dante, diciamo, nel raccontare come hanno letto Dante e cosa hanno fatto su Dante, rendono tutto questo, lo fanno in forma pubblica, è chiaro che si procede ad una sorta di classifica, cioè mettiamo che il sistema sia automatico, una sorta di tagging sociale, no, di che cosa è oggi Dante. Il che non è detto che poi corrisponda alle classificazioni d'autore, ma può darsi che sia una classificazione di matrice completamente diversa, però completamente anche queste legittime e plurime, perché allora a quel punto viene fuori che lo stesso oggetto, dato che non ha bisogno, l'oggetto, lo stesso ente, in questo caso non oggetto fisico, ma ente, la Divina Commedia di Dante Alighieri, riceverà un più tag, quindi apparterà a più classi, sarà come dire, una rete di classificazione, cioè ricorrerà in una rete di tag, di social tags, quindi di marcatori appartenenti ad ambiti anche molto molto diversi, perché nulla vieta che ci sia una geografia di Dante, che ci sia una teologia di Dante, che ci sia una storia di Dante e mille altre cose che possano essere fatte, e che l'ente Divina Commedia, in quanto ente che dal punto di vista materiale non è nient'altro che un file, no? Però avrà una cornice, no, di marcatori identificativi che consentiranno di arrivarci attraverso mille rivoli, no? Attraverso mille vie. Ecco la differenza. Per poter arrivare a Dante in biblioteca, in una biblioteca fisica, io devo già sapere tutto ciò che è necessario per chiedere Dante. No, non ci arrivo automaticamente. Ci arrivo perché c'è una scuola, cioè perché per 13 anni ho dovuto svegliarmi la mattina alle 7, mi hanno bruciato il cervello, ho detto questa cosa, poi a un certo punto, quando avrò bisogno per prepararmi all'esame di maturità di andare a trovare determinate cose di Dante, vado in biblioteca e chiedo Dante. Per poter fare la domanda, ce l'avete, me dai Dante? Io devo aver fatto tutto questo itinerario, cioè devo essere tutto tanto colto da poter fare la domanda giusta, perché altrimenti vado dalla biblioteca e gli dico: mi serve qualche cosa per... e quello dice: no, non lo so, spiegami, dimmi. No? Quindi questo tutto presuppone che per poter... ed è lì che nasce poi la differenziazione tra il colto e il non colto. Cioè il colto non sa fare le domande, il colto sa fare le domande e il non colto non sa neanche fare le domande. No? Perché il colto va in biblioteca e dice: dammi la Divina Commedia. Credo, sono 13 anni che sta lì per prepararsi a questa domanda. Il non colto invece non sa neanche cosa chiedere. Questo in una società della modernità. Nella società della postmodernità uno può capitare a Dante, appunto, anche perché, cioè, c'è una comunità che ha legittimato il fatto che quel formato di quel libro lì funziona benissimo per tenere in equilibrio un tavolino. Ecco. La legittimità di questa classificazione viene dalla pratica. Cioè, è inutile che sta a dire: no, è impropria. No, è propria, perché a quella cosa lì serve. È come il discorso di stamattina, se Milano o no è o no capitale d'Italia. Sì, è capitale. Cioè, c'è chi l'ha detto, c'è chi l'ha sostenuto. C'è un certo periodo che si diceva che Milano era capitale morale, no, d'Italia. No? E quindi è proprio che venga detto, no?
contestualmente a quel riferimento lì. In riferimento a quel contesto lì è giusto che Milano è la capitale d'Italia. In riferimento a quel contesto lì. Mentre in altri contesti devi dire che Firenze, devi dire che Roma, devi dire che Torino. Siamo d'accordo su questo? Ecco. Allora, lo stesso discorso. Cioè, che Dante sia molto utile per tenere in equilibrio un tavolino è giusto in un determinato contesto. No? Perché? Perché, non so, non mi viene in mente, perché Manzoni non va bene. No, stiamo parlando, sto dicendo Dante senza note, eh? No, Dante senza note è smilzo. Allora, io una commedia senza note, è una cosetta così. C'è un mio collega che una volta è andato a scuola, in una scuola, ha fatto una provocazione, è andato in un liceo, gli hanno... come professore universitario, la ragazza dice, cosa facciamo stamattina? Dice, leggiamo l'inferno. Dice, come, che cosa leggiamo dell'inferno? Dice, leggiamo l'inferno tutto. Come se non abbiamo 2 ore? Dice, provate a leggerlo, vedete se lo legge. Dice, ma le note, no, senza note, mica le ha scritte Dante, no? Leggiamo, vediamo, quanto tempo ci vuole a leggere tutto l'inferno? Ah, dice, vedi, allora si può fare, nella mattina puoi leggere tutto l'inferno, poi non ci capirai niente, non importa, però lo puoi leggere, perché è smilzo. E allora, dato che mi serve una cosetta leggera, no? Ricordate i libri da 1.000 lire, c'erano una volta, ecco. Cioè, l'inferno va benissimo per tenere equilibrio, no? Quando andiamo al ristorante c'è sempre quel tavolino, e mi porto dietro l'inferno e va magnificamente. È legittimo, ripeto che è legittimo questo fatto, naturalmente adesso ho fatto un esempio estremo, però uno lo può fare anche un esempio più mirato relativamente ad una cosa più colta, ad una classificazione più colta. Però ecco, il carattere innovativo, ecco, ritorno quindi al discorso di Weinberger su Elogio del disordine, è che di questa classificazione, chiamiamola dal basso, è... costituisce due cose, è garantito da 2 elementi. Il primo elemento è che un oggetto, un ente, può avere più elementi di classificazione e non c'è bisogno di avere il corrispettivo oggetto per ogni classe individuata, no? Perché ogni, essendo un oggetto matrice, un file è un oggetto matrice, dal file io posso produrre 1.000 altre file, copia, no? E nessuno mi potrà dire qual è la copia originale, no? Perché a sua volta quella che io considero originale può essere copia di un altro, insomma, quindi non... Comunque progressivamente è sempre più difficile distinguere, andando avanti, cos'è l'originale e cos'è la copia, perché nel digitale non hanno nessuno, salvo eventualmente dati, metadati, ma nei contenuti, nei dati è riconoscibile una copia dall'originale. Sui metadati sì, ma sui dati no. Non so se è chiaro, no? Esattamente come un... Cioè. Per questa ragione, allora, il file matrice... Quel file, che poi può essere a sua volta una copia, non importa, quel file lì riceve diversi tag, cioè diverse classificazioni. E quindi attraverso quelle classificazioni io che navigo la rete posso arrivare a quel file. Quindi le vie per arrivarci possono essere molteplici e sono comunque vie già battute da altri utenti, perché altrimenti non sarebbero vie. Sono tracce lasciate da altri utenti. E quindi si arriva a Dante in 1.000 modi e non soltanto in uno. E sono tutti modi dal basso, tutti modi verificati. Ecco, e quindi vedete la differenza tra la classificazione dal basso e la classificazione dall'alto. L'una è la classificazione dell'utente, l'altra è la classificazione, no, dell'esperto. Quando voi diventate un utente di Amazon o di un qualunque libreria digitale e Amazon ti anticipa le uscite, ti dice guarda, sta per uscire il libro tal dei tali, a te può interessare, questo avviene per il fatto che si è fatto sulla base degli acquisti che tu hai fatto fino a quel momento, Amazon si è fatto un profilo di te, no?
e contemporaneamente gioca questo profilo nella rete di tutti gli altri profili simili. Quindi ti fa una classificazione che è contemporaneamente personale ma anche collettiva, che connette il tuo gusto, le tue abitudini, le tue propensioni alle tendenze generali. Un po' come Spotify, che ti dice la persona che ha ascoltato questa cosa, ascolta Beh, anche. quelli però sono gli quella è la scelta la puoi fare te, perché tu puoi dire, tu puoi. Sì, ma Spotify lo fa anche su di te. Cioè, per esempio, ti dice: vuoi ascoltare la radio? E ti fa sentire una radio che è costruita sui tuoi gusti. Che però, come la costruisce? La costruisce sull'associazione tra i tuoi gusti, sulla coerenza tra le tue associazioni e le associazioni dei profili di individui uguali a te. No? Per cui è sempre leggermente difforme dai tuoi gusti, perché altrimenti non l'ascolteresti. Cioè, ricalca i tuoi gusti, ma ci aggiunge qualche cosa in più, perché ovviamente nessuno uguale ad un altro. E sono fenomeni questi molto, molto interessanti per come funzionano, cioè, algoritmi, no? Questi algoritmi che ti classificano e contemporaneamente ti declassificano, no? Che ti fanno essere parte di, ma anche in processo di cambiamento, perché quell'oggetto di quel di cambia e si muove, tu ti muovi insieme a loro, e beh, sono fenomeni estremamente interessanti. Naturalmente su questi fenomeni ha giocato enormemente il mercato, è ovvio. Cioè il mercato vuole che tu compri, e quindi quale misura migliore che quella di andare perfettamente incontro alle tue aspettative e contemporaneamente però sorprenderti. Ma non sorprenderti in modo tale, dice che c'entra sta cosa. No, sorprenderti però all'interno della tua tendenza. No? E quindi è semplicemente un algoritmo. Che permette di uniformare il tuo profilo a una serie di profili di altri che, non essendo totalmente coincidenti, creano dinamismo. E questa è la cosa più interessante. Se ci pensate bene, mi permettete se faccio ancora un'altra piccolissima divagazione. Se ci pensate bene, se questo sistema, che è una osservazione classificante, insomma, delle tue condotte. Cioè, tu costruisci un profilo attraverso quello che fai. No, non è che lo costruisci te, viene costruito dal sistema in base ai movimenti che fai. Un sistema come questo, applicato all'interno di un ambito chiuso come la scuola, non avrebbe bisogno di classificazione, cioè tu non avresti bisogno di esame, tu non avresti bisogno di interrogazione, non avresti bisogno di. Cioè, perché tu potresti. Cioè, se paradossalmente tutti quelli che stanno a scuola facessero le loro attività invece che distribuite una volta sul quaderno, una volta come appunti sul libro, una volta sulla lavagna, ma la facessero all'interno di un sistema integrato dove tu c'hai il tuo tablet, poi c'è la lavagna, poi ci sono i tablet degli altri, ma un sistema integrato, tu praticamente avresti una traccia di tutto quello che uno fa e di soprattutto quello che fa il gruppo nel suo complesso. In quel momento non avresti bisogno di fare valutazioni, perché avresti già tutto. Non solo, ma sapresti anche, come avviene con Amazon, prevedere dove sta andando quel gruppo. E quindi, diversamente da Amazon, nel caso che tu stai deviando, intervenire per tu gruppo, intervenire per orientarlo. No? Amazon non gliene frega niente se tu devi. No, se tu sei un teologo e cominci a comprare pornografia, a lui non è che sta a dire: no, guarda, questo non ti va bene, ma basta che compri e gliene frega. Vuol dire che il tuo profilo la cambierà leggermente, ecco, troverai altri riferimenti. Mentre in un ambito formale, come quello può essere la scuola, è chiaro che se tu dai delle deviazioni, l'istituzione può intervenire per
mettere in carreggiata, no? Quindi non ci sarebbe bisogno di fare queste grandi ricerche anche a livello internazionale, dalla classificazione dove sta l'Italia, dove stanno gli altri paesi, noi siamo gli ultimi, siamo i penultimi, lo sanno più matematica di noi. Cioè, sono cose tutto sommato assurde nell'universo digitale, dove è già tutto tracciato. Non c'è bisogno di, non solo, ma è tutto tracciato anche involontariamente, quindi non c'hai l'ansia dell'esame. No? Cioè, voglio dire, se tu scrivi lì dentro, se tu interagisci con quello, tutto quello che fai è lì. No? Penserà poi il sistema a elaborare un'interpretazione di quello che tu fai. E questa elaborazione però dovrà tener conto del tuo profilo e del profilo degli altri, quindi sarà un'elaborazione di gruppo. Quindi in teoria se la scuola fosse organizzata con Amazon, semplicemente senza dover avere come obiettivo la vendita, ma avendo come obiettivo l'incremento del sapere, però il sistema Amazon va benissimo. Questo per dire che insomma questi processi mettono in gioco anche sistemi di classificazione, di certificazione ed è un gioco diciamo molto molto forte, ecco, molto, cioè che potrebbe, se noi volessimo, mettere in crisi sistemi ai quali pure riconosciamo una validità. Vabbè, detto questo, mi sembra che ci siamo detti varie cose. Ce ne sono altre? di quelli... No, mi chiedevo a sto punto, dopo tutto questo, cioè se effettivamente il web può essere considerato come la mappa più fedele, diciamo, del mondo, cioè del mondo in tutte le sue accezioni. Cioè, se io devo oggi individuare un oggetto, qualcosa che possa essere considerato, diciamo, la mappa delle mappe, comunque insomma la mappa di tutto, cioè il web può essere considerato in questo senso? Quanto più si riempie anche di elementi che finora abbiamo considerato come appartenenti a mondi esterni a quello del web, tanto più sì, lo sta diventando. Cioè, per esempio, non a caso prima parlavamo di Spotify, il mondo delle musiche ormai è totalmente dentro a web, per cui puoi addirittura dire che forse la parte che sta dentro, non può, non forse, è vero, la parte che sta dentro il web è superiore a quella che sta fuori del web. Mentre per altri settori non è ancora così. Perché in altri settori, per ragioni derivanti dai sistemi diciamo del copyright precedente, no? Sono ancora fuori. Con le musiche è avvenuto che, dato che è stata la... quando se ne sono accorti, ormai non potevano più intervenire. No? Cioè nel momento in cui il copyright, cioè il diritto di copiatura, è diventata una pratica collettiva perché ognuno nella sua tasca aveva uno strumento abilitato al copyright, perché se io ricevo una musica la riproduco e ne faccio una copia e la mando ai miei amici, cioè il copyright era diventato una pratica collettiva. A quel punto i detentori del copyright gli è preso un colpo, hanno preso un colpo enorme, hanno perso un terzo del mercato.
no? E hanno smesso, per esempio, di alimentare la musica colta, no? Perché per un certo periodo, nel periodo della grande fortuna del disco, la musica colta dal vivo veniva alimentata dall'industria discografica, veniva fortemente foraggiata dall'industria discografica, che a sua volta viveva del pop, però. Cioè, come dire, i Beatles garantivano la sopravvivenza di Karajan, che tramite i suoi dischi, i dischi dei Beatles e i dischi di Karajan, permettevano la sopravvivenza, per dire, del Festival di Salisburgo. Questo sistema è saltato improvvisamente un giorno. Improvvisamente, perché è venuta un'altra tecnologia che ha consentito a ciascuno di noi di assumere una pratica del copyright, infrangendo la pratica, la norma ufficiale. Però a quel punto, dato che capite che quando tre persone infrangono una norma vanno in prigione, ma quando 3 milioni di persone infrangono una norma hanno vinto. Questa è una cosa che quindi una quota dell'industria è morta. Dopodiché è venuta questa genialità, no, di Apple, no, dice, beh, sentiamo almeno di raccattare qualche cosa, no? Quindi dice, ma per quale ragione dobbiamo vendere dei supporti? Vendiamo dei file, tra l'altro ancora non l'hanno detto, però non è che vendono file, vendono l'accesso a dei file, no? Allora vendiamo dei file, vendiamolo ad un prezzo minimo e vedrete che funzionerà, e infatti ha funzionato enormemente, perché il prezzo è tanto poco, no, che al limite, cioè, non ha più senso fare pirateria visto che costa così poco. Però a quel punto, sempre sulla massa, la cosa è andata talmente avanti che a un certo punto si è detto, ma perché devo vendere le singole cose? Io vendo l'accesso a tutto. No? Vendo l'accesso a tutto, e adesso, insomma, questo è la nuova frontiera, Spotify ed altri, ed è nato un problema, cioè se aderire o non aderire da parte dei detentori dei diritti a questa formula dell'accesso illimitato, no? Cioè tu praticamente paghi una quota mensile e hai l'accesso a tutto, no? Ora, c'è chi sostiene che questo è assolutamente poco vantaggioso, ma io ho letto anche interpretazioni che invece dimostrano che il sistema è vantaggioso anche per i detentori dei diritti, perché non va rapportato alla vendita di dischi, che non è più, non esiste più la vendita di dischi, ma va rapportato invece al passaggio radiofonico. Allora, dato che ogni tuo passaggio in Spotify di quel documento sonoro è registrato, e si paga un minimo diritti d'autore. Quel minimo diritto d'autore, tenuto conto della gran quantità di utenti, che possono anche ripetere più volte, no? Cioè, al limite, io mi sono preso quel disco lì, quella canzone lì, e l'ascolto 100 volte in una giornata, no? Nessuna radio mi fa ascoltare 100 volte in una giornata la stessa musica, invece io l'ascolto 100 volte, quindi 100 volte, sarà uno 0,00001, però quello 0,001 io lo faccio 100 volte, no? E quindi chi ha fatto ragionamenti di questo tipo, statistiche di questo tipo, è in grado di dimostrare che comunque anche per l'autore questa soluzione è vantaggiosa, se rapportata alla soluzione del passaggio radiofonico. Tu dici, ma il passaggio radiofonico lo ascoltano in molti. Eh sì, però anche il Spotify c'ha social. È un social fatto però di sintonie, no? Quindi, mentre alla radio io ascolto una cosa ma puramente casuale, se l'ascolto perché l'ascolta lei e noi mettiamo che siamo amici di musiche, beh, allora è una segnalazione positiva. Insomma, è tutto un altro mondo. E quindi questo andrebbe bene se il mondo fosse tutto come le musiche. Se passi al cinema comincia a dare già di meno bene. Però anche lì le cose stanno cominciando ad evolvere, no? Perché la soluzione dell'accesso al repertorio è una soluzione che
persino Berlusconi, che pure diciamo, ha dato l'anima per impedire che il digitale si sviluppasse in Italia, diciamo, per ragioni di conservazione dello status quo televisivo, adesso ha dovuto cedere perché, come si chiama, Infinity è di Berlusconi, cioè che ormai nel momento in cui quel repertorio lì non gli funziona più in televisione, perché di fatto la gente non vuole vedere per la millesima volta sempre quel film, però invece funziona in rete, perché c'è sempre qualcuno che quel film lo vuol vedere, ma lo vuol vedere quando decide lui. E quindi anche sul cinema, e poi non solo il cinema, anche più integrato, perché per esempio ci sono circuiti cinematografici, come sapete, che già funzionano, in digitale. Quindi anche dal punto di vista della circolazione degli oggetti, il digitale si sta imponendo. Dove la resistenza è maggiore è proprio sui libri. Però io credo che anche lì bisognerà avere pazienza, di qui a poco anche lì questo sarà un mondo che franerà. Già in parte è franato nei paesi dove, Stati Uniti e per certi aspetti anche in Inghilterra, dove si distingue nettamente il diritto d'autore e il copyright per opere di uso corrente rispetto al diritto d'autore per opere di studio. Cioè che certe limitazioni di riproduzione sono minori a seconda se l'opera venga destinata a attività di studio o no. E quindi una recente delibera anche a livello legale ha stabilito la non in proprietà, quindi la possibilità da parte di Google Books di riprodurre tutti i libri della biblioteca pubblica N, se questo uso è uso per ragioni di studio. Cioè l'accesso alla biblioteca è gratuito, no? Tu sei dell'Università d'Italia, c'è la biblioteca, accedi alla biblioteca, prendi tutti i libri che vuoi. Allora, l'idea è che per l'accesso, per esigenze di studio e di ricerca, l'accesso è gratuito. Quindi Google può riprodurre tutto il patrimonio librario esistente, purché venga messo a disposizione gratuita di coloro che lo utilizzano per ragioni di studio. Questa è la prospettiva su cui stiamo lavorando, poi non so se si realizzerà, però già ci sono le buone condizioni, perché invece questa operazione era stata iniziata da Google, che aveva detto: ma io lo faccio gratuitamente. Dice: io sto praticamente riproducendo tutto il patrimonio librario da che esistono i libri, e ve lo metto a disposizione. No? E lì c'è stato invece un intervento, diciamo, sul piano legale, che ha bloccato questa operazione dicendo: no, un privato non può essere proprietario di tutte le... No, perché non si sa mai che un domani dice: a mo me paghi. Cioè, una biblioteca non può dire: mo me paghi, perché la biblioteca svolge una funzione pubblica. No? Dopodiché, questa operazione è stata bloccata, Google ha fatto ricorso, e ricorso in qualche modo l'ha vinto in ragione di. E adesso c'è la fase in cui dovranno decidere cosa significa questo. Però pensate per esempio alla situazione italiana. Quanti sono gli editori che sono in crisi? Tantissimi. Quanti sono i cataloghi che non riproducono più? Quanti sono gli editori che non riproducono più, che non mettono più in circolazione dei testi che pure sono stati in catalogo? Dovesse arrivare un'operazione come questa, beh, tu recuperi tante cose, no? Cioè, perché tu recuperi tutto il catalogo che non viene più ristampato e lo metti a disposizione delle università, degli studenti della scuola, tutti quelli che fanno attività di ricerca. Quindi probabilmente andremo in quella direzione. Allora, una volta che anche quel patrimonio lì entra dentro,
Beh, insomma, potrei dire che abbiamo, non solo aggiungo la riproduzione, anche questo è un altro fenomeno interessante, la riproduzione dei quadri. Voi sapete che insomma, in rete si trova ormai tutto, no? Però con dei limiti di uso. Ultimamente qualcuno ha incominciato a togliere dei limiti. Cioè, per esempio, la Paul Getty, che ha una montagna di quadri, ha messo in rete tutti i quadri ad un livello di riproduzione e definizione elevatissimo, togliendo ogni limite all'uso, anche per usi commerciali lo puoi utilizzare. Infatti, se guardate il mio testo che si chiama, che costa ben 3 euro, no? Che si chiama aspettate, non lo so come si chiama, volevo arrivarci. No, non è qua, grafico, ecco. Questo qua, questo, adottare l'e-learning a scuola, che è, non vi chiedo assolutamente di comprarlo, perché non mi permetterei mai di chiedervi di spendere ben 3 euro, però questo testo qua, ecco, queste immagini sono immagini ritagliate di un quadro, poi nell'interno del testo praticamente viene ricomposto il quadro e nella pagina finale c'è il quadro completo con sotto l'indicazione originaria, cioè di dove sta, non il copyright, cioè la liberatoria sul diritto di riproduzione, cioè perché è stata una scelta che abbiamo fatto appunto di far vedere, cioè, che ci sono anche delle soluzioni di questo tipo. No? Cioè, loro praticamente dicono: tu hai la libertà di riprodurlo anche per esigenze anche per bisogni commerciali. Cioè, noi è un patrimonio che noi mettiamo a disposizione dell'umanità, anche per tutti i suoi traffici. L'unica cosa che loro chiedono è che tu gli dia copia. L'unico limite che hanno è che non prevedono copie digitali. Io gli ho mandato via mail una copia, però c'era soltanto l'indirizzo fisico. Perché anche loro, malgrado tutto, sono ancora un po' arretrati, cioè non hanno pensato a un utilizzo anche in digitale, insomma, di queste cose. Beh, però comunque è interessante. E se non sbaglio, ultimamente anche la British, mi sembra, insomma, qualche cosa di Londra, o la National Gallery, non so, museo o pinacoteca inglese ha adottato la stessa soluzione, cioè di mettere a disposizione il proprio repertorio di immagini senza limiti, anche per usi commerciali, no? Adesso finalmente buoni ultimi, in Italia l'ultima norma, che ancora però non è stata approvata, ma semplicemente è stata annunciata, vi consentono di fare le fotografie dentro i musei, perché prima era proibito. Cioè tu vai agli Uffizi e non puoi fare fotografie, che era considerare allora la Primavera e Botticelli un patrimonio privato. Cioè, non posso fare una fotografia? No, perché tu devi prendere soltanto la fotografia di proprietà del... Vabbè, comunque, questo è un altro settore in cui si sta... Insomma, come vedi, si stanno sfaldando. Cioè, praticamente, il copyright si sta sfaldando. Perché per effetto di queste maledette macchinette che ci abbiamo, ormai il copyright è di tutti. E allora devi trovare delle nuove soluzioni. Qual è la soluzione che stai trovando? È l'accesso a. Cioè, tu compri questo testo qua, adottare l'e-learning a scuola, Roberto Maragliano. Vedete, tu questo testo qua, non è che non compri un oggetto, no? Compri l'accesso ad un file, che infatti resterà, cioè mettiamo che tu lo compri in Amazon, resterà sempre nella nuova Amazon. Poi tu te lo scarichi tutte le volte che vuoi, cioè in teoria
lo scarichi 1000 volte e lo dai a 1000 persone, cioè non è un problema. Lo scarichi 1000 volte in device diversi e lo dai sempre con lo stesso accesso, naturalmente, e lo dai a 1000 soggetti diversi. Il problema che nasce, proprio perché stiamo passando da un regime all'altro, è che in teoria, non avendo tu acquistato un oggetto, ma avendo acquistato l'accesso a, questa prerogativa non la puoi trasmettere ad altri. Cioè, praticamente, tu non puoi avere un erede. No? Cioè, io muoio, lascio tutti i miei dischi a mio figlio, io muoio, lascio tutti i miei libri. Io muoio, che cosa gli lascio? Appunto, la password. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, anche perché la password che cos'è collegata? No, è collegata a una carta di credito. Allora lui come password dovrebbe dire, per dire, no? Sto facendo un esempio estremo, che facendo finta di essere me, dato che non avrà la mia carta di credito, ma ne avrà una sua, lui dice guarda che ho cambiato carta di credito. Mi chiedo, fra 20-30 anni cosa farà Amazon? Cioè, avrà a che fare con gente che ha 130 anni? Può darsi di sì, può darsi che loro accetteranno che per 40 anni uno sia un acquirente e quindi che in teoria ne abbia 120-130 di anni. Però, in teoria, penso che si prevede che questo meccanismo non possa avere una eredità, che non possa essere trasmesso ad altri. Quindi, è il discorso che facevamo prima a proposito del commento di Floridino alla situazione pubblico-privato. Siamo a mezzo di un ingranaggio di cambiamento, no? Siamo un po' dissociati tra sistemi precedenti e sistemi emergenti. C'è un conflitto. Abbiamo un piede da una parte e un piede dall'altra. Non sappiamo ancora perfettamente come far coincidere, far combaciare, far convivere le due cose. Infatti, tornando alla domanda di Giovanni, viene da chiedersi, una volta che tutto il sapere verrà condensato all'interno del web, arricchendosi di ciò che si vive ogni giorno, quanto poi la realtà sarà coerente e affidabile rispetto al web? Quindi l'inverso rispetto alla domanda di Giovanni. Ma chi è che garantisce prima l'affidabilità della realtà? Nel sistema precedente, a chi è affidato a chi è demandata l'affidabilità della realtà? Al politico? Al sacerdote? Al sindacalista? Al professore? Agli Stati Uniti, e beh, quando dico politico intendo anche quello, poi tutti i sistemi di cui questi fanno parte, il sacerdote sarà il Vaticano, il sindacalista sarà la Confederazione, eccetera, eccetera. In questi termini va misurato, in questi termini va fatto il raffronto, no? Cioè tu c'hai un sistema di garanzie, no? Che è quello precedente, no? Quello in cui stiamo ancora a buona parte, no? Che è costruito sulla delega. Cioè tu hai delegato lei ad essere professoressa perché lei ha una laurea, no? E che è tutto un sistema, che è il sistema dello Stato, ti garantisce che lei, avendo quella laurea, avendo fatto quel concorso, avendo maturato quel diritto, è docente, quindi dato che ha tutte le carte in regola, lei è docente. Casomai è muta, no? Però ha tutti gli elementi per ed è docente. Va bene, e questo sistema funziona, ha funzionato fin qui, oggi non funziona più. Oggi sta cominciando a non funzionare più. Allora chi è che garantisce? Qual è il sistema di garanzie che si sostituisce a questo? È un sistema che, se diciamo dal basso, sembra una cosa ideologica, dice quindi buona, no? È un dal basso anche con tutto. Come,
l'esperienza diretta della comunità, una cosa che comporta poi ovviamente dei pericoli, dei rischi, no? Di appiattimento, di circonlocuzione ideologica, della dittatura della maggioranza, no? Cioè del fatto che dell'appiattimento. Infatti è interessante che a seconda delle ottiche la rete è vista sia come il luogo dell'appiattimento sia come il luogo invece della superazione delle differenze, perché la rete è tutte e due le cose, no? La rete è il luogo dove tutti fanno la stessa cosa, dove tutti sono in Facebook e tutti guardano nelle mutande dell'altro, e invece è lo stesso luogo dove il nazista ritrova il compagno di militanza, no? E dove il pornografo infantile trova i perversi come lui, cioè, quindi è il luogo delle nicchie. Perché la rete infatti è queste due cose, perché appunto queste due cose non sono alternative, perché dobbiamo pensare a questa logica della convivenza di cose alternative. È un grande sforzo quello che dobbiamo fare per accettare una realtà che è molto difficile classificare con categorie diverse da quelle della complessità, no? Cioè, la questione della rete è una questione di una complessità enorme. Tutte le questioni che abbiamo affrontato stamattina sono questioni di una complessità enorme che non trovano soluzione. La complessità è proprio questo, il fatto che tu puoi arrivare a tu livelli di massima semplicità, ma resterà sempre un qualche cosa di complesso. Cioè la complessità è diversa dalla complicazione. La complicazione a un certo punto la risolvi, riesci a sciogliere il nodo, in teoria, e quindi poi anche in pratica. La complessità invece è, per quanto tu possa arrivare a soluzioni, però riemergeranno ulteriori problemi di complessità, cioè non è irrisolvibile. E quindi l'accettazione di risolvibilità è un grande sforzo che uno deve fare e che è la novità richiesta appunto dal passaggio di epoca, insomma. Cioè accettare l'opacità delle cose. D'altronde, quanto abbiamo pagato l'idea che invece le cose non fossero opache, ma che fossero trasparenti e che ci fosse qualcuno che leggeva in modo più trasparente di noi le cose e che davamo a lui la delega di pensare per noi? I partiti, i sindacati, cioè tutte le grandi organizzazioni hanno finora vissuto su questa dimensione della delega, no? Perché lui ha capito bene, lui è più capace di me di capire le cose e io mi fido di lui, perché poi milioni di persone si fidano di quella interpretazione della realtà e E poi invece ci accorgiamo, soprattutto pensando alla storia più recente, di come le cose invece siano ben più complesse, no? Perché per 20 anni siamo stati lì a pensare che la colpa fosse di Berlusconi, e adesso che Berlusconi non c'è più, perché è evidente che non c'è più, e di chi è la colpa? Evidentemente quello è stato un qualche cosa che ci ha aiutato a non capire. Cioè a non porci il problema di capire perché, mentre invece il problema era com'è che siamo arrivati a Berlusconi? Com'è che abbiamo avuto per tanti anni un riferimento positivo ad una idea, scusate ma questo è un discorso che faccio sul piano personale, non pretendo assolutamente di essere, che sia condiviso, ma è una cosa che ho scritto quindi recentemente. Cioè, com'è che per tanti anni abbiamo avuto un riferimento sacrale e continuiamo ad avere un riferimento sacrale ad un pensiero politico che predicava l'austerità e che poi ha dato sbocco pochissimi anni dopo al fenomeno Berlusconi? Ma chi predicava l'austerità? Si era fatto una rappresentazione del mondo. Se poi questo mondo dopo pochissimi anni è andato in braccio proprio a chi proprio aveva una teoria totalmente contrapposta a questa, no? In cui diceva godete, fate come faccio io, godete finché c'è tempo, datevi da fare, no? Cioè consumate, godete, prendete, fate, su, che belle gambe c'ha la signora, cioè
Se quell'interpretazione berlingueriana fosse stata adeguata al mondo, ma io non so, io penso che Berlusconi avrebbe vissuto 2 ore. Cioè, alla prima battuta sulle gambe delle donne, delle belle signore, ricordate, no? La prima battuta, cioè, ah, che belle signore, che belle gambe che vedo qua davanti. Dico, in un paese che fosse effettivamente stato in sintonia con l'idea di berlingueriana dell'austerità, ma dico, l'avrebbe fatto fuori in 30 secondi, no? E invece gli è andato dietro. E quegli altri che non volevano andargli dietro, però hanno fatto soltanto un discorso morale, dicendo che lui era immorale e non chiedendosi invece come mai che poi metà del mondo, anche più di metà del mondo, andava dietro nel mondo italiano. Quindi io credo che questo è anche un ulteriore esempio di complessità, in cui in questo momento particolare, un momento storico veramente importante anche proprio dal punto di vista politico, perché cioè, certi miti sta cominciando un pochettino a ridimensionarsi, stiamo rivedendo sul passato, sta avvenendo delle cose interessanti, stiamo rivedendo un passato con occhi più disincantati, perché almeno a questo il Berlusconi è servito, cioè a capire che comunque un po' di responsabilità ce le porta ognuno di noi, non soltanto quelli là, ma ognuno di noi ha una responsabilità in come sono andate le cose. E quindi la ricostruzione di un passato alla luce di quel che è avvenuto dopo, perché qui ci siamo arrivati, e comincia a essere un fenomeno interessante. Io, per esempio, mi è capitato, ma anche questo fa sempre parte dello stesso discorso, non pretendo che sia condiviso, mi è capitato di leggere, anche questo ho fatto un post, lo trovate sempre in questo blog, ho fatto un post su un testo, su un saggio che mi è capitato di leggere qualche tempo fa, dedicato alla morte di Giovanni Gentile e all'inghippo enorme, no, di questo fenomeno che avviene un anno prima della fine della guerra, no? E che è proprio l'emblema della complessità, cioè di un qualche cosa che non riuscirei mai a capire perché è avvenuto, come è avvenuto, chi c'era dietro, chi c'era sopra, chi c'era sotto. Cioè, diventa una specie di paradigma molto simile poi a quello che avverrà dopo con Moro. No? Dove hai un responsabile ufficiale, ma tutti noi siamo convinti che quella sia, come dire, la maschera che sta sotto tante altre cose. E le tante altre cose che vengono fuori nell'analizzare la complessità dell'omicidio Gentile, tra l'altro, tra le altre, mettono in gioco sia le questioni di appartenenza politica, ma addirittura anche quelle accademiche. E ti fa capire, per esempio, come il mondo accademico sia marcio, ma lo fosse già allora marcio. Perché alcuni grandi, non faccio noi, ma alcuni grandi dell'Italia post-bellica, grandi intellettuali, che venivano dalla matrice Gentile, sono pure loro sospettati di avere in un qualche modo, se non favorito, certamente accettato il fatto e cambiato subito di bandiera. Quindi se vi capiterà, se questo si chiama la morte di Giovanni Gentile, Bollati Boringhieri, è il... È un volumone, perché è pieno di un'indagine molto accurata, quindi con una quantità di documentazione spropositata. Però serve a capire come la complessità non è una cosa che sono inventati gli epistemologi dell'ultima generazione. La complessità è un... Cioè che noi poi certe cose siamo andati ad acquisirle come chiare. No, cioè quello è stato giustiziato, era periodo di guerra, il Partito Comunista ha stabilito che doveva essere giustiziato, è stato giustiziato da 2 o 3
che appartenente al Partito Comunista, tutto risolto, tutto risolto. Così doveva andare le cose, tutto bene. E no, e invece no. Scavi un po' e ti rendi conto che c'era un... come dire, sì, come dire appunto... Moro è stato giustiziato dalle Brigate Rosse. Eh sì, e poi la DC, che rapporto c'era? Questa è una cosa più vicina a noi, quindi alcuni l'hanno vissuta, alcuni si ricordano, e alcuni comunque sanno che insomma la cosa era ben più vischiosa, no? Ben più vischiante, ben più complessa. C'era il partito di quelli che volevano, contrattare insomma, con le Brigate Rosse, c'erano quelli che erano contrari, c'erano quelli del rigore, quelli del non rigore, insomma c'era degli interessi anche che lui non tornasse, insomma non volevano che poi c'erano queste strane lettere che arrivavano, non si capiva bene per quale ragione, dovevano essere lettere private e poi invece sono diventate pubbliche, però c'è il fatto che poi le Brigate Rosse sono finite subito dopo, insomma la cosa... Nessuno potrà dire tutto chiaro e tutto risolto, tutt'altro che tutto chiaro e risolto. Allora, sarà un mondo più trasparente? No, sarà un mondo in cui risulterà più legittimo che siano complicate, complesse le cose. Cioè saremo più consapevoli, più chiara la complessità. Ecco. E quindi anche un mondo più opaco, ma dove si saprà che l'opacità è un elemento in cui lotteremo per avere sempre meno opacità, ma con sempre meno illusione che poi questa opacità scompaia, perché questo non potremo mai ottenerlo. Perché viviamo in una società complessa dove effettivamente succedono delle cose perché ci sono determinate convergenze. Insomma, da questo punto di vista la rete aiuta, io credo, perché la rete consente di non accettare interpretazioni univoche della realtà. In questo senso è un po' più democratica come legittimazione, come fonte di... Dipende cosa intendiamo per democrazia. La democrazia è sempre l'occhio di chi legge. È un fenomeno grigio. La democrazia è intesa come un fenomeno da concordare continuamente, cioè da ripatuire, allora sì. Se invece la democrazia è una sanzione di uno status quo, quella certamente no, perché è un mondo vivo, vitale. E quindi anche chi si occupa di queste cose, certo, fa delle azioni, ma non sei assolutamente in grado di prevedere qual è l'effetto di queste azioni. Perché metti in azione, con le tue azioni, metti in atto dei processi. E i processi non sono tutti dominabili, perché sono processi collettivi e connettivi, e non sono tutti dominabili sulla base del progetto che tu hai fatto. No? Nel mondo precedente uno fa un progetto, dopodiché le cose, se fatte bene, vanno nella linea del suo... dell'impianto che ha voluto dare a questo progetto, no? Perché lì dentro c'è un vincolo. Invece nel mondo della rete i processi sono partecipanti e partecipati dagli utenti. E gli utenti, come dire, sono esseri viventi, vivono e liberi. E quindi ti ampliano le dimensioni del progetto. No? Cioè, per finire con un esempio scolastico, sempre la scuola, ma non perché mi occupi, ma semplicemente perché tutti hanno questa esperienza. No? Nella scuola moderna tu puoi dire questo è l'itinerario, cioè tutti devono sapere le tre guerre d'indipendenza, e sono tre. Va bene. In un processo invece di rete, perché sul libro ci sono le tre guerre d'indipendenza, tu devi fare i tre capitoli diversi, per dire, no? In un processo invece di rete, dove l'apprendimento è co-costruzione, è scoperta e partecipazione, tu puoi partire con la prima guerra indipendenza, ma può anche darsi che non ci arrivi alla terza guerra indipendenza. No? Perché? Perché gli studenti avranno lavorato a costruire un tessuto e questo lavoro comporta dei tempi.
E quindi non sapranno mai la seconda guerra indipendenza, ma chi se ne frega, avranno imparato un metodo. Quando poi hanno bisogno di sapere della guerra seconda, guerra terza, guerra indipendenza, vanno in Wikipedia, c'è, insomma. Però avranno costruito un metodo che gli consentirà poi di fare le domande giuste. Ma anche di stare nel mondo. Di stare nel mondo, ma però questo invece vorrebbe dire allora che non può esserci un comune programma. Insomma, quindi questo cambia molto, molto le carte di tavola. Vabbè, insomma, questo lo vedrete, voi che adesso vi invischiarete in questa vicenda delle mappe. Ma siamo tutti coinvolti ormai. Sì, 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 io ormai sono mappato pure io, sì, sì, sì. Sì. Ma però. Chi ha avuto questa bella... È molto carina, infatti, molto carina. È il copyright, non l'hai messo ancora in vendita. Condivido generosamente. No, è carina, molto carina, infatti. Ma ho utilizzato, cioè, cosa avrete? Cioè, in Facebook? Facebook? Twitter? No. Sì. Ma stamattina avete twittato qua? No, sì. No. Va bene, no. Va bene. La regia twittò la regia. No, no, va bene, va bene. Ma non c'è stata interazione? Non so se... Qualcosa? Qualcosa c'è, anche dall'inizio. Oh, vabbè, vabbè. No, per sapere, insomma. Sì, sì, no, certo. Possiamo pure chiedere a Domenico. Però sì, possiamo... Vediamo pure... Lo facciamo chiudere, dai, adesso glielo chiediamo. Così, dai, ha aperto, gli chiediamo di chiudere... Vabbè, questo poi lo scriverete, no? Quindi lo vediamo come... Io vi ringrazio a questo punto, se pensi che sia... possiamo concludere, e vi chiedo semplicemente essendo compartecipe del progetto, vi chiedo di essere molto, molto ligi nel comunicare a noi mondo, ecco, come vanno avanti le cose. Certo, certo. E quindi benissimo. Grazie. Congratulazioni e auguri.